forza. In questi giorni, vedete, abbiamo visto con soddisfazione, no? che l'Unione Europea si è svegliata e ha fatto due mosse riguardo a quelle che ho chiamato le caravelle, no? riguardo ai veti, cioè aveva qualche mese fa aveva obbligato Apple a pagare 13 miliardi di imposte all'Irlanda, e la concorrenza fiscale è impressionante perché l'aliquota fiscale era dello 0,5%, quindi un'aliquota fiscale pesante, come voi immaginate, no? obbliga a pagare 13 miliardi di euro, poi la multa Google nei giorni scorsi per concorrenza sleale. Allora, a parte che non li ha ancora pagati, ecco, quei 13 miliardi di euro, ma vado a vedere e trovo che Apple ha di liquido fuori dagli Stati Uniti 250 miliardi di dollari. E allora dico, ma che differenza di forza c'è? Cioè, quando io dico o noi costruiamo con tutti i sacrifici che esiste questa nuova Europa, oppure noi non esistiamo più nel futuro. E allora